Queste otto note programmate possono essere scandite alla velocità impostata con questo oscillatore, che quindi si occupa di far avanzare gli step in maniera automatica. Inutile ricordare che la velocità della sequenza deve avere qualcosa a che fare con la velocità degli inviluppi che sono innescati dall'uscita dell'oscillatore di controllo. Come dire che se gli inviluppi sono troppo lunghi, superata una certa velocità di esecuzione, la sequenza si impasterà in un evento unico. Ma la cosa più interessante dello step sequencer è che, come accennavamo in precedenza, è possibile assegnare le altre due file a parametri ritenuti significativi, cioè in questa sequenza. Questa fila è collegata alla frequenza di taglio del filtro e quindi ci permette di variare gli accenti, cioè le aperture, che ciascuna nota dovrà avere nei confronti della sequenza stessa. In aggiunta è possibile usare la terza fila per controllare in maniera non del tutto leale la simmetria dell'onda quadra e quindi garantirsi la possibilità di aprire questa simmetria facendo ascoltare le note che si vuole, quindi facendo emergere mano a mano dal nulla la sequenza che ci interessa fino a ottenere il comportamento di tipo melodico con l'incastro desiderato. A note tutte aperte si può ricominciare a giocare con la fila che invece controlla l'apertura del filtro. Ma le cose più divertenti devono ancora arrivare perché è possibile decidere di saltare alcuni step della sequenza mettendoli in skip o accorciare la dimensione della sequenza definendo per uno step la condizione di end sequence. Occupiamoci dello skip. Thank you.
Se è necessario realizzare sequenze di dimensione superiore agli 8 step ufficiali, diventa inevitabile utilizzare questo tipo di modulo che è il sequential switch, ovvero un circuito che ricevendo un comando di shift aprirà o uno o il 2 o il 3 dei possibili ingressi ricevuti. Se a questi tre ingressi noi colleghiamo le uscite delle file, è ovvio che potremo alternare l'ascolto dei primi 8 o dei secondi 8 o dei terzi 8 step precedentemente programmati. Come dire che riusciremo a ottenere un comportamento di questo tipo? Queste sono le prime 8 note programmate. Passiamo alle seconde 8 note programmate, cioè ascoltiamo questa fila per avere... e poi per avere le altre note. E a questo punto, collegando l'uscita del primo step e assegnando al primo step il compito di alternare l'uscita 1, 2 e 3, avremo la sequenza di 24 note che può ricordare qualcosa di abbastanza divertente, perlomeno per gli appassionati sfegatati del prog. Non rimane che far accelerare progressivamente la sequenza. Noi accelereremo a mano. Nella patch originale c'è un secondo sequencer 960 che è utilizzato apposta per far accelerare questo oscillatore.